sulla rete di recinzione. Sentiamo lui. Chi può uno? Un calciatore? No. No, bravo. Dai. Quindi deve essere ammonito per comportamento antisportivo. Lo fanno? Sai perché è difficile? Perché lo fanno e non li ammoniscono. Li ammoniscono solo se levano la maglietta. Ah, ok. È vero, si arrampicano anche quando vanno verso gli tifosi, la tifoseria, esatto. Se non sbaglio. Si arrampicano. È vero. E siccome vero. I bambini tendono ad emulare le gesta dei campioni, allora ricordatevi che c'è il rischio di essere ammoniti. E con la somma della munizione... Silenzio! Si può essere espulsi. Inviteremo sempre una donna, è stata due pari bravi tutte e due le squadre, nessuno, esattamente. Noi quando qualcuno vincerà premieremo, abbiamo deciso, giusto? Per ora sempre al pareggio. Allora io volevo mandare comunque, tanto per tornare in tema calcio, così l'ultimo servizio che dura poco. Una piccola intervista a un piccolissimo calciatore che abbiamo fatto all'inizio a gennaio, credo gennaio-febbraio, gioca nella Totti Soccer School, quindi una società abbastanza importante, molto blasonata, molto carina. Questo bambino però ha risposto molto bene, molto educatamente, e ha dato anche delle belle idee, insomma, rispetto alle domande che gli ho fatto. Quindi non è vero che, insomma, quando frequentano scuole così famose, così di nome, così buone in qualche modo, perché la Totti Soccer School è un'ottima scuola calcio, poi siano dei figli viziati, dei piccoli giocatori viziati. I nostri non sono così, prego. Tommaso Antoci, classe 2000, giusto? Sì. Da quanti anni è che giochi qui a Totti Soccer School? Che gioco qui sono 6 anni, ma che gioco a calcio sono 7. Ah, e dove stavi prima? All'Infernetto, vicino casa mia. Nella pancia di mamma, senti, a quanti anni hai? Adesso ne ho 12, sì. Allora, cosa che ti spinge a giocare a pallone? Beh, la voglia, e mi piace anche perché mi diverte, anche se a mio padre non tanto. Come a tuo padre non tanto? Raccontaci un po' questa cosa qua. No, perché dice che non è proprio uno sport elegante, cioè, perché lui vuole essere proprio... non vuole farsi male. Quindi nel calcio lui crede che si può far male. E tu come riesci a convincerlo che invece è il contrario? Che no, non perché è così? È la mia passione, quindi sì. È la mia passione, quindi lo convinco. Lui dice che forse dovresti studiare di più? No. Come vai a scuola? Bene, bene. Che cosa classe fai? La seconda media. Quindi non hai ancora gli esami? L'anno prossimo. Allora, dimmi un po', come riesci a combaciare lo studio della scuola normale con lo studio della scuola calcio? Come ti organizzi la giornata? Beh, mi impegno. Prima penso a studiare. E poi penso al calcio. Cioè, prima viene lo studio. Quindi arrivi a casa dopo scuola, sì, fai i compiti? Sì, faccio i compiti e poi vengo a calcio. E qui l'impegno è tanto, no? Quante volte ti alleni? 3 volte a settimana, più la partita il sabato 4. E chi ti porta alla partita, papà? Sì, o papà o mamma. E che fa papà quando ti porta che non vuole? No, l'ho convinto, adesso è tranquillo. Quindi, è sereno. Quindi adesso gli va, insomma. E mamma invece, dai, raccontami un po' di no, mamma. No, vabbè, mamma è più occupata col lavoro, quindi ci sta di meno qua. Però anche lei, a lei piace un po' di più il calcio di me. Qual è il ruolo in cui ti ha collocato il tuo istruttore? Il mio istruttore mi ha collocato terzino. E ti ci trovi bene oppure hai voglia di fare altro? No, mi ci trovo bene, però io ho sempre voluto giocare esterno alto. Quindi? Quindi no, però mi trovo bene il terzino. Ah, quindi adesso è un consiglio che gli hai dato, io vorrei giocare esterno alto, quindi non mi fa... Non voglio... Te lo vogliamo dire? No, vabbè. Hai incontrato mai Francesco Totti qua? Sì. Hai avuto modo di avvicinarlo, di parlarci, di... Sì, io ho dato il 5, però non ci ho parlato. Te l'ha ridato il 5? Però non ci ho parlato. E il fatto di stare nella sua scuola calcio, insomma, Francesco Totti è il grande nome del calcio romano, no? Tra Roma e Lazio c'è Francesco Totti. E che effetto ti fa? Emozione, tanta. Poi comunque è uno storico del calcio, quindi è un privilegio vederlo. Tu guardi anche le vecchie partite del calcio o guardi soltanto il calcio attuale? No, guardo soltanto il calcio attuale. E non ti incuriosisce un po' vedere vecchie immagini? Non hai visto vecchie partite? Italia-Germania 4-3, l'hai mai vista? Sì, quella supplementari. Sì. Non ti dà emozione? Insomma. Tu non c'eri neanche? No. Cos'è che ti piace del calcio, al di là della passione, il gesto tecnico, cos'è la cosa che ti fa sentire più appagato? Il gioco di squadra, che mi piace stare con gli amici, e poi anche perché mi diverto coi piedi a fare i giochetti.
E come sono i tuoi amici di squadra? No, sono simpatici, bravi anche loro. Per voi? No, no, per niente, c'è amicizia. E siamo sempre insieme. Quindi quando arrivi qui sei contento come se quando vai a scuola la mattina? Sì, sì. O sei più contento? Sono più contento un po'. E questo bambino poi l'abbiamo avuto in studio e ha detto, mi ricordava Alessandro, una cosa ha carina. Detto una frase bellissima, perché avevamo ospiti i bambini dell'oratorio dell'Infernetto. Esatto. Non conto se siamo in un oratorio dell'Infernetto, però lui ha detto una cosa importante, che la passione che hanno i bambini dell'oratorio li invidiava perché loro si divertono ancora. Mentre nelle scuole calcio non si divertono sono più. Questo e questo tra l'altro è un segnale abbastanza importante, perché esatto. Evidentemente si sta specializzando troppo il calcio a livello giovanile, a livello di scuole calcio. Quando aveva 12 anni a questo bambino. Facendo quindi troppi tatticismi, troppo situazionali, non si lasciano più le libere liberi. Espansioni, i giochi, le partitelle. Lui guardando questa cosa ha detto sicuramente loro si divertono più di noi, ha detto. Quindi era proprio il servizio dell'oratorio nostro. Perfetto, mi sa che era il servizio della. E poi avevamo in studio i bambini San Filippo del San Filippo Nero, sì, esattamente. Sì. Quindi è carina questa cosa che insomma siamo riusciti a recuperare questa bella intervista che avevamo fatto, poi non mandato. Io penso in che onda. I bambini dell'oratorio e nel calcio femminile troviamo ancora la giusta e vera spinta motivazionale al calcio vero come sport, perché poi veramente si tende subito a cercare di vedere il campioncino e i bambini stessi esatto. ci credono, cioè sono delle illusioni, questi non sono dei sogni. Esattamente. Infatti negli allenamenti che noi sviluppiamo anche col settore femminile, con le ragazze, che specialmente io uso tantissimi giochi popolari, usando il pallone, perché poi il pallone, ma io ci metto giochi popolari, in ruba bandiera, io gli faccio ruba palla, è divertentissimo, certo. loro si divertono, è un gioco, è stimolo e imparano tantissimo. Certo, un po' gli allenamenti credo che facciano anche i piccoli amici, sono no? tantissimi tipi di... Sì, sono questi, i piccoli amici fanno questi allenamenti, giusto Stefano? Sì, ovviamente la fase di attivazione sono solamente giochi, esatto. giochi di strada, è, giochi di divertimento sì. puro, poi ovviamente anche all'oratorio. Visto che abbiamo alcune competenze, certo. cerchiamo anche di insegnare, diciamo, tecnicamente. Beh, lui qualcosa, è tecnico federale, esatto. quindi comunque ed è bello che fare lavori in un oratorio. Quello che volevo dire è che comunque la differenza, secondo me, fra una scuola calcio e un oratorio è che mentre nella scuola calcio i bambini si vedono quelle due volte a settimana e fanno gli allenamenti là, i bambini all'oratorio hanno una frequentazione che va quotidiana, oltre quotidiana, certo. per cui loro sono amici al prescindere che facciano parte della scuola calcio. Per cui lo stesso campetto esatto. che usano per la scuola calcio il giorno dopo lo usano per conto loro. A proprio uso mi lanci una cosa fantastica, perché ultimamente ho avuto a che fare con società, con piccole squadre che con bambini piccoli, parliamo di 11-12 anni, si fanno già la guerra interna loro, non faccio nomi e cognomi, però insomma questo succede anche nelle scuole infatti, calcio purtroppo. È vero. Purtroppo. Ma, e non è per colpa dei bambini ovviamente, no. è sempre per la una cosa... cattiva gestione o della società o anche dei genitori, insomma in generale. Guarda, credimi che non è soltanto colpa dei genitori, no, fidati no, che purtroppo non è così. Tanto, ma insomma voglio dire... Un'altra iniziativa bella che fa la RS Roma è il settore femminile e quindi coinvolgiamo di più le bambine non solo i giorni di allenamento, ma come diceva nel rotatorio certo. si incontrano, noi aiutiamo le bambine, le ragazze della prima squadra e della primavera aiutano le bambine a sviluppare dei compiti per la scuola, le aiutano sulla scuola ed è bellissima questa cosa perché loro vengono, fanno i compiti e poi vengono in campo, è veramente veramente importante. La RS Roma al di là, questo è un vero gesto esatto. fair play. Sì, fair play. Sì, cura veramente questi... segnaliamo per i palloni. Grazie. A raccontare, giusto. È veramente una cosa, sì, secondo me... Allora, una domandina a Simone, la facciamo però, Simone, il microfono. Allora, tu hai allenato anche in scuole calcio oppure sei partito direttamente? Come sono partito quest'anno con grazie a Stefano. E com'è la tua avventura con questi ragazzi, insomma, che giocano a calcio ma in realtà loro giocano veramente, cioè loro vogliono soltanto tirare la palla. Ma anch'io pensavo questo. Invece non è vero. Sono rimasto sorpreso, perché ho sempre avuto la passione per i bambini, insomma, è sempre piaciuto stare in mezzo ai ragazzi. E ho sempre fatto magari animatore per i centri estivi e così via. Quest'anno ho avuto l'opportunità grazie a Stefano. Stefano è bravo proprio, veramente bravo. Grazie a Stefano ho potuto avere la possibilità di intraprendere questa strada che al momento mi piace molto e ho sempre avuto passione anche per il calcio, ho combinato le due cose. Sono riuscito a combinare le due cose. Anch'io pensavo che magari vedevo qualche ragazzo calciare il pallone e basta, invece no, c'è anche molta grinta e molta forza di volontà da parte voglia di giocare, insomma devi fare anche di giocare, un po' di risultato sì. insomma, esattamente. Di giocarsela esattamente, esattamente. Allora noi purtroppo siamo in chiusura di trasmissione, io vorrei far il giro dei bambini che si presenteranno col nome, quindi uno per uno
passando fino ai nostri... No, parlando dal ragazzo vicino a te, dal piccolo vicino a te. Nome? Nome, il tuo nome? Luigi. Luigi? Luca. Luca? Dimitri. Sara. Simone oggi fa Alice. Da asta. Una mamma, dai, presentati tranquillamente. Luana. Ciao Luana, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Piacere, Sorin. Piacere a te, grazie di essere stato qui con noi. Allora, a loro? Leonie? Marco. Marco, perfetto. Di qua uguale, beh, lei la conosciamo ormai. La nomino Valletta l'anno prossimo, lei? Sì. No, chi è che ha il microfono? Chi è che ha il microfono? Tuo nome, amore? Omar. Omar, poi? Daniele. Ok. Eugenio. Eugenio. Luca. La mamma che noi conosciamo, che non ti risa. Annalisa, grazie. Grazie a te, grazie di essere qui con noi. Nema. Poi? Lui si è addormentato? Ali. Si è addormentato? No. Bellissimo! Vabbè, l'orario è quello. Comunque ha ragione che siamo a Disney Channel. Ci abbiamo qua, guarda. Riprendete, guarda, che ci abbiamo? Ci abbiamo Minnie, no. Pisolo e la ricerca di Nemo. Siamo a Disney Channel. Prima di tutto, non mi prendete in giro. Lui dorme, bellissimo, lasciatelo dormire. Passa il microfono a lei, a tua sorella, grazie. Prima non mi chiamo Minnie, mi chiamo Nur. Beh, Nur, ce l'avevi già detto. Allora, adesso il microfono a lei, a Sara, ovviamente, con la nostra Sara. Bella Sara. E? Manuel, grazie. Abbiamo grazie ragazzi. Abbiamo saltato il piccolo Gusto di 2 metri. Sì. Quanto sei alto, Gusto? 1,94. Vabbè, insomma, vorrebbe fare il difensore, lui, un portiere. È un portiere. Allora, io ringrazio ovviamente Augusto Barbini Sambucioni, campione del mondo di karate. Grazie di essere venuto qui con noi a raccontarci una cosa nuova che noi non abbiamo mai affrontato, quindi uno sport all'interno del gioco del calcio. Ovviamente ringrazio Stefano Boratta, grazie Stefano. Grazie a voi. Grazie, grazie. Dato soprattutto la possibilità a questi bambini di fare un pomeriggio diverso, certo, dal solito. Sono contenta. Insomma. Abbiamo fatto oratorio anche noi. Esatto. Allora, Massimo Di Luigi, ovviamente istruttore, maestro campione del mondo di karate. Grazie Massimo, grazie, ovviamente grazie piacere. Ovviamente Rosalinda, la nostra Rosa, Rosalinda Conti, grazie Rosa della Resta Roma, sempre in bocca al lupo, ma ormai non ne avete più bisogno. E Simone Carattoli, istruttore dell'oratorio San Filippo Neri, in bocca al lupo per un grande futuro da allenatore, grazie. Simone, grazie. Io ringrazio il mio co-conduttore Alessandro Carta. Grazie a te Giusy. Allora, noi tanti auguri. Anche a te, perché noi ci vediamo ovviamente sempre in onda il sabato prossimo su Telecentro Odeon TV, ovviamente, e torniamo dopo Pasqua, quindi il 4 aprile qui su Super 3 e il 6 aprile su Telecentro Odeon TV. Quindi buona Pasqua a tutti, di cuore, infatti abbiamo un oratorio proprio per questo, hanno nominato il Papa Francesco, meglio di così non si poteva chiudere, giusto? Buona Pasqua. Buona Pasqua a tutti, ciao.